È iniziata Bluesyland, la quarta edizione dell'Expo dei distretti agroalimentari dell'Africa, del Medio Oriente e del Mediterraneo. Oggi in Piazza Mocarta è avvenuto il taglio del nastro della manifestazione alla presenza del presidente del distretto della pesca Giovanni Tumbiolo e di tutte le altre autorità che stanno accompagnando questa manifestazione. Questo è l'Expo della Sicilia e l'Expo dei siciliani. Qui si sono dati appuntamento 42 delegazioni di 42 paesi dell'Africa, Mediterraneo e Medio Oriente per discutere insieme di due cose, del modello del cluster, del modello del distretto produttivo quale elemento socio-economico di sviluppo e di cooperazione e poi della blue economy. La blue economy è l'economia del dialogo. Oltre a essere l'economia dell'acqua nella sua più ampia accezione e declinazione, è soprattutto l'economia del dialogo fra popoli, dialogo che viene declinato qui in tante modalità, a partire dagli scambi commerciali, e qui enti come l'ICE, l'Enterprise Europe Network e tante altre istituzioni, la Regione Siciliana, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, e il Ministero dell'Agricoltura, insieme a tante altre istituzioni hanno messo tutte quelle attività che servono a fare incontrare uomini. E la piattaforma di Mazara del Vallo, della Casba di Mazara del Vallo, è una piattaforma straordinaria perché essa stessa è già una base importante, naturale, di incontro e di dialogo. L'importanza di un Expo della Sicilia, l'anno dell'Expo Universale di Milano 2015, avete avviato una collaborazione con il cluster biomediterraneo, qual è l'importanza? Ma intanto questo Expo è nato in sordina, l'Expo Bluesyland, ed è nato molto prima dell'Expo di Milano. Questa è la quarta edizione. Ricordo a tutti che la terza è stata premiata dal Presidente della Repubblica Italiana e continuerà. Questo è un Expo permanente. Ogni anno, nel mese di ottobre, la prima settimana di ottobre, c'è questo importante appuntamento. Se le autorità locali ci consentiranno di farlo, ovviamente. E noi ci mettiamo tanto impegno, tanto sforzo e ci aspettiamo anche una cooperazione da parte di tutte le istituzioni. Andiamo adesso a scoprire quali meravigliose attrazioni questa manifestazione con i suoi stand ha riservato per noi. Siamo con lo chef Piero Catalano. Allora, questo piatto come verrà preparato? Intanto di che piatto si tratta? Del bucatino con le sarde e finocchietto. È una pasta che noi l'attribuiamo a un piatto palermitano, ma se andiamo a vedere in Tunisia c'è una bella traccia di questo piatto. Io da sempre, connubio sempre questo piatto un po' tunisino più che palermitano. Adesso vi faccio vedere che cosa faccio. Prego. Intanto mettiamo della curcuma nell'acqua, già l'ho salata ovviamente, e poi andiamo a calare la pasta. Ricordiamo che pasta? La pasta è di grano duro, una pasta siciliana, non facciamo pubblicità alle aziende, però è un numero 8, un bucatino numero 8 che è meraviglioso. Abbiamo bisogno ovviamente delle sue 8-9 minuti di cottura, però vi voglio parlare di che cosa ho preparato qui. Ho preparato delle sarde, ovviamente fornite da Blue Club Blue Artigianale, e del finocchietto che è un po' raro in questo momento, ma ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato. Poi abbiamo pronto per la lavorazione questo piatto, che abbiamo l'uva passa, l'aglio, la cipolla, pinoli e mandorle, la cannella,
quanto dire in questo piatto, il finocchietto selvatico e il concentrato di pomodoro, l'olio extravergine di oliva e la mollica di pane. Abbiamo coperto la marca dell'olio extravergine di oliva siciliano. L'olio è siciliano? Siciliano. Siciliano. A questo punto mettiamo... Cosa mettiamo? Mettiamo dello stratto, lo stratto di pomodoro, il concentrato di pomodoro, un po', scusate ma... le mandorle e pinoli, un po' di cipolla, un po' d'aglio, un po' di uvetta, della cannella e del finocchietto selvatico. Mantechiamo un po'. Scusa, Scusa. La curcuma. A questo punto mettiamo le sarde. Sarde del canale di Sicilia. Sarde del canale di Sicilia, della costa, delle vicinanze. Del finocchietto e mantechiamo ancora. A questo punto, scusa un attimo, prendiamo la pasta. E aggiungiamo un po' di brodo. Dire questo è un piatto siciliano e tunisino al tempo sì, stesso? Sì, sì, io ci credo molto a questi piatti, cioè no, ci credo, la mia esperienza è che molti piatti sono molti piatti tunisino, molti piatti siciliani hanno derivazione dalla Tunisia. Domani parleremo del couscous, per esempio, che lì è proprio marcato, anche questo. A questo punto, pronti per la degustazione. No, no, mi sposto da qui. Oppure rimango qui, dai, spengo tutto. Una porchetta, Francina. Venga qui. Prego. Bisogna sempre guardare la faccia. Questa è la soddisfazione di noi. Cioè, ci pagano quando li guardiamo in faccia la gente. E vedi questo sorriso, questo splendore, questa gioia. Vero? Adesso vediamo la tua di gioia. Sì. Come ti chiami tu? Francesco. Francesco, vediamo la tua gioia, vediamo la gioia di Francesco. Ha lasciato tutto, ha lasciato il microfono, ha lasciato tutto. Vediamo la gioia di Francesco, la faccia di Francesco. Prego, signora. Ma c'è anche il lavoro, cosa ti chiama? Allora signora, la vediamo mangiare con gusto, lei che sta mangiando, com'è questo piatto? Non ha parole, non ha veramente parole, buonissimo, squisito. Come si dice, non ha parole non perché ha la bocca piena, proprio non ha parole. Non ha parole perché è troppo buono, è veramente. Tu che hai assaggiato, com'è questo piatto? Buonissimo, veramente complimenti allo chef. Hai capito la ricetta, la rifarai? Sì, sì, sicuramente mi diletterò in questo piatto. Grazie. Buonissimo.
progetto Club Bleu Artisanal è finanziato nell'ambito del programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 e ha come obiettivo la creazione di una filiera corta tra pesca e ristoranti ed alberghi. Significa che lavoriamo sui pescatori artigianali di Mazara del Vallo e di Sidi Meshreg, che è un piccolissimo posto vicino Biserta in Tunisia, per operare sulla tracciabilità del prodotto e sulla qualità soprattutto. Questo pesce, pescato da questi piccolissimi pescatori, verrà venduto, ed è venduto perché già ormai il progetto è quasi completato, direttamente agli alberghi e ai ristoranti di Trapani, Mazara, Tunisi e Biserta. Quindi il lavoro è stato fatto moltissimo sui pescatori artigianali perché rappresentano il territorio, hanno bisogno di essere aiutati sia da qui che dall'altro lato, ma anche moltissimo su quello che riguarda la valorizzazione della nostra cultura culinaria, una cultura che sia in Sicilia sia in Tunisia ha tantissime cose in comune. Infatti noi l'abbiamo chiamato un ponte sul mare, il ponte sul mare tra queste due realtà così simili. Questo è quello che il nostro progetto vuole operare. Il progetto è, il responsabile del progetto è la Camera di Commercio di Trapani, insieme al distretto della pesca di Mazara del Vallo, e i partner tunisini sono la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacultura, che Madame Decra rappresenta, l'Istituto Superiore della Pesca e dell'Acquacultura e la Federazione Nazionale degli Albergatori di Tunisi e Biserta. Cosa esponete al vostro stand per Blues Land? Stiamo esponendo delle torte cake designer e delle torte di pasticceria moderna. E stiamo facendo questo per l'inaugurazione della nuova scuola che si aprirà qui alla Piramide, corsi di pasticceria e di cake designer, e quindi stiamo collaborando con la scuola. Cosa ne pensi di questa manifestazione? Una bella iniziativa, ovviamente una cosa nuova per questa scuola e sarà sicuramente un successo perché ci sono questi corsi che sicuramente fatti da persone esperte. Siamo allo stand dell'azienda agricola Viola, allora voi siete qui per far conoscere le vostre fiche d'India? Sì, fiche d'India Santa Margherita Belice. È un prodotto che coltiviamo noi stessi. È importante in una manifestazione come questa promuovere la coltivazione di vari prodotti senza organismi geneticamente modificati? Sì, sì, sì. È importantissimo per far conoscere i nostri prodotti che non lo conoscono nessuno. Siamo con la signora Rosalba di Alicia Liquori, in industria di Salemi. Allora, cosa esponete oggi al vostro Blues Land? Noi siamo un'azienda produttrice di liquori. Il nostro prodotto più gettonato è il Montepolizzo, un amaro. L'azienda già è attiva da 12 anni. Prima era condotto da mio marito, adesso i titolari siamo io e mia figlia. Con grande orgoglio ci troviamo presenti in questa realtà. Siamo allo stand del comune di Sciacca, con noi il vice sindaco Silvio Caracappa. Allora, il vostro pensiero su questa manifestazione? Ma intanto grazie alla città di Mazara e agli organizzatori. Per la città di Sciacca è il secondo anno consecutivo che siamo presenti e devo dire l'anno scorso abbiamo avuto intanto una bellissima partecipazione di pubblico, il nostro stand è stato particolarmente apprezzato. Come mostrano le telecamere, noi rappresentiamo la città in tutte le sue peculiarità, a partire dai comparti produttivi, la marineria, l'agricoltura, ma anche devo dire alcune strutture emblematiche della città come quelle delle Terme di Sciacca e alcune manifestazioni fondamentali che rappresentano la vetrina della nostra città come il Carnevale di Sciacca. Peraltro io voglio ringraziare intanto tutti i privati che hanno dato grande disponibilità e hanno partecipato concretamente e devo dire gratuitamente alla manifestazione. La città di Sciacca oggi presenta una serie di prodotti forniti, ripeto, gratuitamente dal privato. E peraltro poi abbiamo l'Istituto Alberghiero che grazie ai nostri prodotti tipici sta preparando una serie di degustazioni per fare in modo, insomma, che la gente possa apprezzare il nostro prodotto.
Qual è il vostro pensiero sull'unione dei popoli del Mediterraneo attraverso la cultura, il cibo? Ma sicuramente, guardi, visto il periodo molto delicato, io ritengo che questo tipo di manifestazioni vadano sempre più supportate ed organizzate. Questo non è solamente una manifestazione dove si rappresentano le peculiarità di una cittadina o di un privato, ma soprattutto è anche uno scambio di idee interculturali, uno scambio religiosi e soprattutto è un incontrarsi e fare il punto della situazione rispetto a un periodo molto molto difficile. Sappiamo ciò che è successo nel Mediterraneo e purtroppo tanta gente ha vissuto momenti non certo facili, momenti drammatici io direi nel Mediterraneo, quindi Mazara del Vallo fa bene, ma io direi anche altri punti devono fare in modo di organizzare importanti manifestazioni per fare in modo di fare un punto in avanti e trovarci meglio rispetto a una situazione che io dico oggi non è certo facile. Vedo che ha con lei due meraviglie della città di Sciacca, e tu ti chiami? Bacchi Emanuela, Miss Sciacca. Siamo quindi con Miss Sciacca, allora qual è il tuo pensiero su questa manifestazione? Senz'altro è una manifestazione bellissima, e, che dire, organizzata quanto visto oggi. E spero che domani e dopodomani non piova così. Riesce bene. Sì, riesce ancora meglio. Siamo invece con un'altra Miss che si chiama? Alessia Baldassano. Qual è il tuo pensiero su questa manifestazione? Spero che dà l'opportunità di assaggiare appunto i nostri prodotti e che la gente possa venire proprio a Sciacca per assaggiare il nostro pesce che è buonissimo e speriamo appunto che domani il tempo sia migliore per organizzarci meglio. Direttamente da Piana degli Albanesi, cannoli, cassate, ravioli di tutti i gusti. Siamo con il signor Nicola Petta, allora qual è il vostro pensiero su questa manifestazione? Beh, questa manifestazione ormai è diventata a livello internazionale abbastanza conosciuto, diciamo che è una vetrina importante per l'export, perché vengono tanti di questi buyers che diciamo hanno interesse a portare il prodotto gastronomico di pasticceria della Sicilia in tutto il mondo. Il cannolo di Piana degli Albanesi cos'ha in più del cannolo delle altre parti della Sicilia? Diciamo che il cannolo di Piana rappresenta proprio la parte, diciamo, la più importante, la sfoglia del cannolo, perché ancora viene lavorata artigianalmente. È in simbiosi con il prodotto della ricotta fresca, che si lavora, diciamo, sempre, diciamo, dalle nostre pasticcerie. C'è questa simbiosi di bucce e ricotta che fa di questo cannolo un dolce abbastanza conosciuto in tutto il mondo.